Carissimi figlioli, siamo nella parte ormai conclusiva di quest'ottava di Natale e abbiamo chiesto di iniziare oggi, spero che lo stiate facendo tutti e tutte, la novena allo Spirito Santo. Dobbiamo invocare molto lo Spirito Santo, perché in tempi non sospetti io ritenevo che quanto più si fosse giunti al tempo dello scontro finale, della presa di posizione netta per cui le masse andranno dietro alla bestia nera e gli eletti segnati col sigillo dello Spirito dovranno resistere, tanto più ci sarà l'esperienza di una nuova Pentecoste. Coraggio, figlioli miei cari, mi prego, mi raccomando, ho sentito, visto, percepito un po' di paura in giro nel piccolo resto per le cose che sappiamo che stanno maturando, ma dobbiamo invece essere sereni, sapendo che Dio è con noi. Siamo anzitutto consacrati della Madonna. Ecco, questa è la prima cosa che vorrei ricordare a tutti voi. Fatene memoria continua, baciate questa roba che avete addosso. Qui a me mi ha morso, mi ha strisciato quest'estate una medusa, ovvio ho pensato che un inviato speciale del diavolo, ma proprio punto strisciato dove io tengo, come tutti voi, molti di voi, la catena, che indica che siamo schiavi di Maria. Ecco, e pensate che poi quando andai dal medico, siccome che non guariva questa roba della medusa, il medico mi disse: padre, deve togliere questa catena. Io naturalmente non l'ho tolta, ma ci ho visto qualcosa in questo. Cioè, ricordiamoci ora che noi questo cammino del piccolo resto l'abbiamo iniziato, se vi ricordate, con un atto solenne di consacrazione alla Madonna. Il cielo non scorda queste cose e non sono fatti coreografici, ma sono quelle condizioni che ci proteggeranno, ve lo garantisco, fieri cari. Noi saremo particolarmente protetti, anche se naturalmente esposti di fronte allo scontro finale. Siamo di Maria, ci siamo consacrati alla Madonna. E quando anche tutti i familiari persino dovranno andarci contro, perché io prevedo che quanti in famiglia stanno con saranno pronti a farsi fare il... Ho capito, lo ripeto, che tutti quelli, anche in famiglia, che stanno con, sono pronti a farsi fare il... Non c'è dubbio. Troverò molto difficile individuare uno che sta con, una cum, no? Che non si faccia poi il... Capito? E allora dobbiamo essere pazienti, anche se tutti i familiari, i parenti, gli amici, gli ex parrocchiani dovranno abbandonarci, con noi c'è la Madonna. Vi ricordate le parole che la Madonna ha detto a Juan Diego il 12 dicembre, abbiamo fatto la festa della Madonna di Guadalupe? Perché ti affliggi? Perché ti turbi? Mamma, te fai finta che non sto parlando io di me stesso, perché sennò la Madonna dice: ma che parli agli altri che poi tu? Perché ti affliggi? Perché ti turbi? Non ci sto forse qui io, che sono tua madre? Non ti tengo forse nelle mie mani? Non sei dentro il mio cuore? Non turbarti, non aver paura. Ecco, miei cari figlioli, è un tempo di grazia quello che stiamo vivendo. Vi prego, sursum corda, sursum corda, sursum corda, in alto i cuori, non in basso. Perché questo è il tempo in cui Satana vuole mettere paura, vuole stancare, vuole impaurire, vuole paralizzare, e usa tutti i possibili strumenti contro quel piccolo resto che gli sfugge e che sarà decisivo. Credo sia stato un paio d'anni fa, c'è stato qualche tempo fa una notizia, è stato nel periodo in cui abbiamo fatto la consacrazione alla Madonna, me lo ricordo bene, il 9 giugno, quando abbiamo iniziato il 2018, mi pare, abbiamo avviato l'esperienza del piccolo resto ufficialmente a Verona, e di lì a poco era venuta fuori la notizia da padre Bamonte, esorcista di Roma, che in un esorcismo il diavolo ha detto: ci sarà un piccolo resto che ci sconfiggerà. Noi stavamo iniziando il cammino.
fiori cari, il diavolo ci ha, ci odia, questo lo sappiamo, ma cosa dobbiamo tenere? La Madonna è con noi, ci tiene per mano, anzi, ai più paurosi tra di voi, e mi riferisco agli operatori sanitari, al personale paramedico, e mi riferisco agli ammalati, ai sofferenti, agli insegnanti. Io dico, particolarmente con voi la Madonna è presente. E nessuno può sostituirsi alla fine alla propria coscienza, perché queste sono scelte personali che vanno maturate nella preghiera. Ecco, però non solo con noi c'è la Madonna, in senso anche di questa schiavitù, perché poi il 31 maggio dell'anno scorso, anzi ancora di quest'anno 2020, abbiamo fatto questa consacrazione, ci siamo preparati con un ciclo di catechesi, se vi ricordate, meditavamo sulle litanie della Madonna, ma adesso è venuto il momento di vivere quelle cose, Stella Maris, no? Che nel buio, come già questa sera c'è tanto buio, perché qui già c'è il cielo coperto, è il buio tipico dell'inverno, però c'è questa stella che è Maria, che indica la via. Respice stella, mi invoca Maria, guarda la stella, invoca Maria. Fiori cari, vi è che noi non abbiamo potuto fare affidamento a questi vescovi burocrati e sindacalisti bergogliani che pensano a tutt'altro che alle cose più importanti, perché se avessero fatto la consacrazione dell'Italia alla Madonna, vergogniamo, se avessero chiamato a raccolta i fedeli nei santuari, tutto cambiava, ma a queste cose io credo che non solo non ci credono, o forse peggio, ci credono e proprio per questo li evitano. Allora lo abbiamo fatto noi, ci siamo consacrati alla Madonna il 31 maggio di quest'anno abbiamo indossato la catena. Ho saputo per via indirette che un esorcista faceva sapere che, siccome faceva un esorcismo, aveva la catena come noi ce l'abbiamo, e il diavolo gli ha detto, proprio teneva tra l'altro anche il rosario, l'acqua benedetta alla scuola, ma il diavolo, Satana in persona, ha detto all'esorcista, è una cosa che mi è stata detta qualche mesetto fa, che gli ha detto: togliti subito quella catena di dosso, capito? Allora non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere fiduciosi che la Madonna è con noi. Guardate, il racconto del Natale del Signore procede come pandan del racconto di Mosè. Vi dico, Mosè è il liberatore di Israele, no? E Gesù Cristo è il liberatore, è il nuovo Mosè, è il nuovo liberatore del nuovo Israele, che siamo noi, i redenti, i battezzati. E come Mosè viene salvato dall'ira del faraone che vuole uccidere tutti i bambini, anche Gesù, nuovo Mosè, viene salvato dall'ira appunto di Erode, che lo vuole morto. E come vengono uccisi i bambini degli ebrei dal faraone, così vengono uccisi la strage degli innocenti, quelle cose che sappiamo. Ecco, però notate che in posizione centrale c'è Maria. Forse non ci avrete fatto caso, ma questa sera nel Vangelo di Luca, quando si racconta che i pastori vanno, Luca non dice trovarono il bambino. Questo è assolutamente sorprendente, e i protestanti luterani che non vogliono sentirne parlare di devozione mariana, questa è l'eredità più diabolica che Lutero ha potuto consegnare, il sospetto su Maria. Non si rendono conto che è qualcosa di anomalo, è un bubbone malefico questa idea che Maria soffochi Gesù Cristo, è qualcosa di assolutamente inedito, non so come dire, fuori, illogico, è illogico pensare quello. E infatti questo brano del Vangelo non fanno fatica a commentarlo, perché attenti, i pastori, dopo che l'angelo dice loro vi è nato il Messia, corrono per andare insomma alla mangiatoria. E Luca dice: trovarono Maria. Avete mai notato questo? Poi aggiunge Giuseppe e il bambino. Ma la prima persona, colei che per prima trovano, è Maria. Perché è Maria che ci porta a Gesù. Anzi, dirò di più, che anche Gesù ci porta a Maria. Io posso parlare per la mia esperienza personale, la Madonna, Gesù ha detto alla Madonna: prenditi cura di questo figlio qui, perché è un po', diciamo, un po' funambolo, e allora stagli addosso, proteggilo, custodiscilo, ecco tua madre, e quindi c'è Maria che viene trovata per prima,
essere ora più che mai, quando i familiari ci saltano addosso, ci gridano, perché se te non prendi posizione, visto, adesso hai le ritorsioni di, hai le ritorsioni da. Tu rifugiati nella Madonna. Lei è lì che ti accoglie a braccia aperte e ti riconosce, non lo dimentica la Madonna, che tu sei il suo. Guardate, la consacrazione è una cosa seria, lo vediamo con i satanisti. Mi ricordo di aver letto qualche anno fa un libro dal titolo La possessione, mi pare che si interessa, con la prefazione di Padre Arnold, racconta la storia di un siciliano che è stato consacrato a Satana da piccolo e ne ha passate posseduto, ne ha viste di cotte di crudo, Vaia Susso si chiama questo tale, ha scritto un libro pubblicato mi pare da Mondadori, da PM, non mi ricordo bene, e mi ha colpito sempre molto, il diavolo non si arrendeva a lasciarlo andare, la moglie che Dio gli ha messo accanto, perché lì veramente l'ha salvato la moglie a questo povero uomo, e gli gettava litri di acqua benedetta addosso mentre lui era tormentato dal diavolo, e segni di croce, lo ungeva in tutto il corpo con l'olio benedetto. Il diavolo era costretto in quel momento, in quel frangente, ad andare via, ma non si voleva arrendere, ripeteva di continuo: è mio, io non lo posso lasciare cedere perché mio mi è stato consacrato. Ora senti diavolo, e mi viene in mente anche il beato Bartolo Longo, vi ricordate che fu sacerdote di Satana e per tutta la vita dovette affrontare, pochi lo sanno purtroppo, una lotta diuturna col diavolo che gliene combinava di tutti i colori, perché il diavolo diceva: sei mio, ti sei consacrato. Ora sei diavolo, sa far questo, cioè se ci si consacra a lui è un problema enorme liberarsene, quanto più non farà la Santa Vergine, quando anche tutto il mondo ti viene addosso, i poteri forti ti vengono addosso, i poteri massonici ti vengono addosso, la dittatura sanitaria ti vengono addosso. La Madonna dirà sempre a tutti questi: è mio, non me lo lascio, sono miei, mi appartengono. Se anche dobbiamo portare la croce, non è che siamo dei privilegiati, non è che consacrarsi alla Madonna significa farla franca, però mi ricordo quello che dice il Monfort, San Luigi Maria di Monfort, dice che la Madonna sparge, queste immagini che penso spesso al mattino quando si prepara il cornettino con la Nutella, no? Con la Nutella spalmata, io penso sempre alla Madonna, perché la Madonna, dice il Monfort, mette sulle croci che Dio ti manda e mette lo zucchero. È vero, è vero, è vero, non dobbiamo tenere il carcere, la persecuzione, l'isolamento, come mangerò, mi tolgono lo stipendio, come farò, non posso più muovermi. Guardate che Dio ha l'asso nella manica, e se i poteri mondani sfidano, perché stanno sfidando Dio, devo dirvi la verità. Io adesso è un'altra questione che voglio trattare. Oggi ho visto la conferenza stampa nel telegiornale della Presidenza del Consiglio, non ho notato però tranquillità. Io che questo sono un po' esperto, ho percepito tensione, chissà perché, molta tensione. Adesso si passa dal arancione al rosso, cioè da impazzire. Allora, 26, oggi quanto ne abbiamo? 30, allora domani 31, 1, 2, 3, rosso, il 4 arancione, 5, 6 rosso, il 7 arancione, poi si vedrà. Ma questo è veramente spingere la gente ad una situazione. C'è la Madonna, mettetevela in bocca la Madonna. Non so se riuscite a capirmi, spero di sì. Avete visto che il Signore ci ha azzeccato. I nemici possono cantare quanto vogliono, sanno che io le cose che le ho dette sono ancora lì sentiti a dire che dobbiamo fare di questo malfattore che ci ha svelato i piani, perché io ve li ho svelati, a me mi sono stati svelati e io li ho svelati a voi, ma a me chi mi doveva dire, forse loro, o me li ha detti il cielo. Allora io vi dico, ora più che mai, Maria, 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 Maria sulle labbra, Maria negli occhi, la mattina quando ti svegli, Maria, la sera quando vai a letto, Maria, la corona sempre in mano, ti baci la catena, non te ne importi nulla che ti piglieranno per fanatico, per... Siamo entrati nell'arca, e adesso è il tempo del diluvio,
Non è che si scherza quando dicevamo queste cose. Interessante che alcuni di quelli che mi seguivano e che sono dell'UNAQ ancora sono lì, perché loro aspettano che cambino le parole della consacrazione e decideranno loro. Faranno la fine come quello del film Indiana Jones, che poi mi pare l'avevo già detto, che arriva il mostro e lì incenerisce, sono solo gli occhi che dicono ma non aspettavamo il cambio delle parole della consacrazione. Ormai i tempi sono quelli, si è capito, no? Ci ghettizzeranno. Ci toglieranno ogni diritto, persino personale, si potrà decidere andare anche contro le leggi costituzionali, un nuovo sistema di leggi, perché c'è l'emergenza sanitaria, ci sono i morti per strada, non ve ne siete accorti? La gente, vi ricordate che si può rischiare di tutto anche il TSO. Vi ricordate che quest'anno quel giovane di Agrigento gli ha fatto il TSO perché andava in giro? Credo che ha un po' esagerato e col megafono a dire non esiste questa roba qui, l'ha fermato, gli ha fatto il TSO. Il prete, queste cose che io non dimentico, il prete lombardo che diceva sono diceva gli ebrei o i poteri forti che vogliono questo, TSO. E col TSO è tutto risolto, ti imbottiscono di psicofarmaci perché sei pericoloso, non ci stai con la testa. E voi pensate che la Madonna permetterà questo ai suoi consacrati? Non sarebbe più la madre di Dio. Ci avrebbe ingannato se accadesse. Mi sto esponendo. E se anche sembrerebbe che accada, non sortirà effetto. In faccia ai nemici noi saremo invincibili, altrimenti Vienna sarebbe caduta in mano ai musulmani nel 1683. E e musulmana dei nostri figli. Quando la Madonna scende in campo non si scherza, persino noi dobbiamo pararci. Quando la generalessa, la comandante, la potente di Dio perché la più umile fa un passo, persino noi che siamo suoi dobbiamo tremare un po', perché tutto l'inferno la teme. E in questo momento sul pianeta Terra, nel mondo, c'è sicuramente l'inferno, paura, angoscia, tristezza, incertezza, il vaccino, la ghettizzazione, che dovremo fare? Riempite la casa di quadri della Madonna. Io non so, avrete visto qualche volta, a casa mia c'ho, allora questo, io ho la Madonna dappertutto, guardate. Allora, devo dirvi adesso per concludere una cosa, quindi trovate una mia, ma devo dirvi una cosa per concludere. Siete tutti preoccupati per questo coronavirus, no? Sì, penso un po'. Adesso ci dicono che dobbiamo fare il vaccino, ma sta già circolando un altro virus da tempo. Non lo dicono, ma ha effetti letali per chi vi si avvicina. C'è un soggetto che è colpito da questo virus, non muore, ma fa morire gli altri. Di rabbia. Un virus strano. È azzurro, l'hanno isolato. È un virus tutto azzurro. E ha le spine a forma di grani del rosario. Infatti i virologi stanno studiando quale vaccino adoperare per combatterlo. Non sappiamo se sarà obbligatorio o meno il vaccino. La Pfizer, la casa farmaceutica, sta già studiando. Allora questo virus che circola da un po' di tempo, hanno isolato il primo contaminato, è Don Minutella. L'hanno isolato con due scomuniche e con dei processi in televisione. Per cui io, se non vi dicessi che dubito di tutto quello che c'è, sarei un ipocrita. Perché io l'ho sperimentato sulla mia pelle e prima o poi mi dovranno far fuori perché sono scomodo. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle che nei salotti televisivi si inventano le storie e fanno credere agli italiani che sono cose vere. E io non mi sono potuto difendere perché si è andato dimostrato che non ero vero. E quella volta che ho fatto l'incursione inaspettata per il giornalista della RAI, verso l'azienda, un grande rispetto, ci mancherebbe altro, mi riferisco alla fattispecie, e ho fatto l'incursione, hanno mandato in onda la pubblicità perché non mi permettono.
tentato di parlare come io ripeto tutto quello che dicono in TV. Non lo posso fare, perché io porto le ferite di una falsità, di una menzogna costruita nel nulla sulla mia pelle. E ancora sto pagando per quelle cose lì, perché sono rimasto in piedi. Non sono crollato come vogliono psicologicamente. Vi vogliono far crollare psicologicamente. Resistete. La battaglia è qui. Mettere paura. Noi siamo forti, Comintella. Noi ti facciamo fuori, guarda. Guarda che abbiamo solo mandato dei segnali. Stai attento. Non hanno capito che io non ho paura perché c'è la Madonna. E non è spavalderia. È invece al contrario. Rifugiarsi dalla mamma, nella mamma. Insomma, il virus che si è diffuso si chiama Mariette, si manifesta in tre forme, ma non ho il tempo stasera di parlarne. Io, diciamo, la sintomatologia è varia. La sintomatologia è varia. Diciamo che si passa dal vedere tutto azzurro, sì, una forma di daltonismo acuto, si vede tutto azzurro, quando tutti vedono nero, tu vedi azzurro, C'è la canzone, azzurro il pomeriggio è sempre azzurro, azzurro il futuro mio, non so il vostro, la via rose, come si dice in francese azzurro? Azzurro, la via in azzurro, cioè la via in azzurro, a te la vita in azzurro, c'è la via rose e noi siamo la via in azzurro, non so se lo pronuncio bene perché io francese non lo conosco, cioè la vita nostra è azzurra, azzurra. Che io quando vedo un fiocco che è nato il bambino ancora qui da Marsud e si usa ed è azzurro, dico il padre è nato un bambino maschio, no, è devoto della Madonna. Sarà devoto della Madonna vedere azzurro dove tutti in questo momento vedono, va bene? Non so se sono riuscito. E poi domani sera o lo vediamo domattina, non so bene, vi parlerò dell'altro aspetto, lo Spirito Santo. Adesso è venuto il tempo di riscoprire questo terzo personaggio divino così sconosciuto, anonimo perché è il suo tempo, è la nuova Pentecoste, cioè il piccolo resto, toglietelo dalla testa che dobbiamo spaventarci, nasconderci, questo è il tempo della testimonianza, ce la faremo, sì, perché c'è lo Spirito Santo con noi. Il cielo ha già abbandonato queste strutture della falsa chiesa, timorose, prone ai poteri mondani, che non trasmettono nulla, e la gente degli Unacum che ancora ci va è costretta a prendere la comunione in mano, però adesso siccome il vaccino è importante spareranno l'Eucaristia, saranno i vescovi stanno organizzando corsi di tiro a segno, e perché i preti sono quegli esperti, quindi devono imparare ad aggiustare bene il bersaglio, e sembrerebbe che per evitare storie ulteriori, perché anche nelle mani può creare problemi, allora te ti metti a distanza e spari l'ostia consacrata e l'ostia arriva in bocca. Ora sembrerebbe che i vescovi hanno deciso, la conferenza episcopale italiana ha deciso che se ci azzecca il prete, il parroco, a 2-3 metri di distanza lo fanno monsignore. Se ci azzecca a 7-8 metri di distanza lo fanno vescovo. Stia attento Bergoglio, perché se ci azzecca a 10-12 metri di distanza lo farebbero persino Papa. Del resto si dice che Bergoglio sta prenotando il letto a Castello, insomma, Fiorina, letto a Castello, perché anche lui si starebbe dimettendo e si starebbe aprendo una forma di geriatria vaticana con i letti a Castello, qui in Benedetto, sopra Bergoglio. Però stanno anche pensando, dice, vabbè, comunque prepariamoli, visto che ormai si dimettono, i papi si dimettono. Vedete che situazione, miei cari, c'è da quell'altra parte e noi siamo con la Madonna. L'ho detto dal primo momento, il mio cammino non c'è niente di mio, è tutto Maria. Io sono a bagno Maria. Sono a bagno Maria. Non so se a nord si dice a nord bagno Maria, si dice a nord bagno Maria, quando si fa la carne a bagno Maria, le cose a bagno Maria, dice Don di Nutella a bagno Maria, e il piccolo resto a bagno Maria, mentre da parte sono alla brace, prodotti alla brace, braceria per Bergoglietta, noi siamo Dio, per me io sono
dovunque vado, questo oggi per esempio mi trovavo in un posto, ero coperto, quindi non si vedeva, e c'è il padre Minutella, ormai io sono una star, che volete, c'è il padre Minutella, inizia con un discorso tutto interessante, lo zio diceva al nipote, e poi è venuto un altro, e io sono dell'innovamento, la madre di Aurelio, ho detto calma, io non sono qui per un comizio, e vabbè, comunque è per dire, dovunque andiamo, portiamo l'amore della Madonna. Facciamoci portatori sani di Maria, e lei è il nostro vaccino, e lei è il nostro vaccino. E vedrete che Dio renderà ragione delle cose che questo povero somaro, questo ciuchino ragliante che da 3 anni rompe le scatole a tutti, vedrete che le cose che dice Dio prima o poi le rende ai vostri occhi ragionevoli e attuali. Che la Madonna ci protegga. Noi siamo suoi, suoi figli, suoi schiavi, lei si prende cura di noi, mostra di essere nostra madre, aiutaci Maria, proteggi il piccolo resto, sostienici ora che la battaglia si fa più intensa, laudetur Iesus Christus.